Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video su Lords Mobile. Finalmente siamo tornati dopo una settimana di stop. Ovviamente prima di cominciare il video, come sempre, vi invito a lasciare un mi piace qui sotto, un commentino e ad iscrivervi al gruppo di WeGamers, amici di Teocleziano. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a fare un piccolo chest opening perché ho risparmiato, sono stato molto bravo, ho risparmiato tanti forzieri. Non sono tantissimi, tenete conto che non sono neanche shoppati, quindi tutto quello che sono riuscito a risparmiare in questi eventi che ci sono stati in questi giorni è tutto qui. C'è qualcosa di interessante, qualcosa di meno interessante. Quello a cui punto io è trovare qualcosa che mi possa servire, oppure comunque trovare un equipaggiamento leggendario, è quello che vorrei. Allora, direi di iniziare con il forziere dell'eroe. Ne possiamo aprire solo 100 alla volta. Come sappiamo, ci dà diciamo questi oggetti che servono per livellare i nostri eroi. Non è che sia molto utile a questo livello del gioco, però non si sa mai, mica niente. Troviamo qualcosa di interessante, ci può anche interessare. Cioè, se troviamo qualcosa di interessante, ci può anche far comodo. Ovviamente, diciamo a questo livello, come comuni, insomma, un po' così, però. E boh, niente, non abbiamo trovato niente, abbiamo trovato tanta fuffa. Andiamo ad aprire quelli non comuni. Adesso ci sono più probabilità di trovare qualcosa blu, infatti. Poi vediamo se sotto, qui, esce il punto esclamativo che ci indica che possiamo livellare qualche nostro eroe. Abbiamo trovato cose interessanti, non male. Andiamo con quelli rari. Dovremmo trovare qui qualcosa... No, non ho trovato niente di viola, grazie mille. Oh, due epici. Tra l'altro ho solo due epici, però ne ho 7 leggendari, quindi ok. Proviamo qualcosa. Oh, Torcidemone medaglia. Non sapevo si potesse trovare, o meglio, c'è scritto che si possono trovare le medaglie. Che fico. Buono, vabbè, grazie. Anche perché Torcidemone... Ah, ecco, infatti è uscito anche chi possiamo livellare, Apollineo o il Signore del Mare. Vabbè, è indifferente, proprio di livellare Apollineo. Perché cosa ci è arrivato? Dobbiamo fare il dragorbe. Quanti ne abbiamo fatti di questi? Quanti ne abbiamo fatti? Fatemi sapere voi se avete trovato qualcosa. E cosa ovviamente avete trovato in quelle ceste, ovviamente. Ritorniamo. Ah, avevo detto, volevo vedere un attimo il Torcidemone. Vediamo. Ok, è comodo. Uno. Va bene, allora abbiamo detto che dobbiamo ritornare nei forzieri. Oh, adesso iniziano le cose interessanti. 76 forzieri dei materiali. Siamo pronti, siamo carichi, mi servono un sacco di materiali. Oh, vediamo, allora mi faccio guardare. Il platino è buono. Mi serve anche il carbone, però peccato, carbone solo comune. Qui possiamo trovare i gioielli, 7 gioielli, via. Vediamo, attacco trappola, fanteria, tutto fanteria, grazie mille, io faccio la cavalleria. Grazie giù. Andiamo per il forziere dei materiali, rampicante, ambra, niente, no, continuiamo a carbone 1, ok. Allora, adesso, capiamoci, iniziamo ad aprire quello che mi serve meno, tipo, le casse dello showdown, che cosa ci danno? 60 minuti e 500.000 di oro, bene. Forziere della larva lo possiamo aprire. Mega barbiglio, bene, sono cose della larva. Wyrm lo possiamo aprire, ok. Ala gelida, che tra l'altro non vedremo, corno di ala gelida, non si vedrà nemmeno quello che non è, quello che abbiamo preso. Se, ogni tanto parlo troppo veloce, in effetti devo rallentare un po'. Poi allora ci sono rimaste il torso del tristo mietitore, questo lo possiamo aprire. Abbiamo trovato ala del terrore e manto fantasma. Non tanto interessanti. Ora, inizierei con la delizia ghiacciata. Anzi, no. Inizierei con il torso Dreader infernale, questi altri 16, 15. Cervello mutato, rottami di metallo. Ora, ci sono rimasti questo qui da aprire. Corna di bestia, fortunatamente non comune. Adesso sono rimaste tutte le cose più interessanti, quelle che a me interessano di più. Adesso abbiamo delizia ghiacciata, che ci può dare pergamena stella, cuor di leone, acceleratori, cura e anche 2000 gemme, che non è male. Questi li abbiamo avuti circa 2 mesi fa, può essere, forse un mese e mezzo.
andiamo ad aprire, vediamo cosa troviamo. Pergamena stella, una pergamena stella. Io, mi sono onesto, non so cosa serve la pergamena stella. Comunque 2000 gemme, molto interessante. Non so a cosa serve la pergamena stella. Credo sia una roba che si fa da questa parte, forse qua. Tipo così. Ho una pergamena stella, chance di successo 20%. Cosa ci dà? Potenziamenti attributi. Le stelle dipendono dalla skin del castello. Vabbè, utilizza pergamena per aumentare le chance di successo del 100%. Se l'operazione ha successo, la prossima stella sarà sbloccata e aumenterà il potenziamento attributi della skin castello. Se fallisci, le stelle non subiranno variazioni. Le pergamene saranno dedotte in caso di successo, sia in caso di successo che in caso di fallimento. Allora facciamo così, io vediamo quante ne troviamo. Nel caso, poi facciamo un video a parte proprio dove parliamo di queste cose qui. Vediamo adesso la pannocchia dorata. Sempre mi dà le pergamene stella, 5-1-2000 gemme, solo con la variante dei soldi. Ovviamente cosa troveremo noi? I soldi. Ah, un cuor di leone, 600 dai, ma sì, altri 2000 gemme, buoni, interessanti. Ora, direi, forziere dell'Ade, in cerca della spina dell'Ade. Vediamo. Niente, però c'è il gioiello. Attacco fanteria, non mi interessa, peccato. Peccato perché mi serve semispina dell'Ade più che altro. Gargantua, lo apriamo perché avendo solo cavalleria, il Gargantua mi serve molto. Ecco, zana di Gargantua, buono. Dardi di ferro, zana di Gargantua, vabbè. Belle robe, poche, diciamo, un po' più rare, però non male. Adesso, siamo rimasti solo lo scrigno abbondante che ci dà scrigni veramente tipo scrigno mostruoso che ha tutti i drop rari dei mostri, oppure scrigno di tutti i mostri o i soldi ovviamente. E direi di aprire il forziere del massacro preso tramite le feste di Gilda. Sapete che il forziere del massacro, se lo si volesse comprare, cioè se lo si volesse avere, bisogna comprarlo. Quindi andiamo ad aprire un leggendario, dai che culo. Dai, che culo è? Gioiello del predatore rapido. Impressionante. Cioè, siamo andati a trovare la leggendaria esattamente nel baule dove normalmente, cioè nel baule che normalmente si compra. Che culo, dai. Minerale caldo, va bene, mamma mia, sono contentissimo. Tra l'altro è anche un gioiello, quindi lo possiamo già andare ad inserire in un set che magari è apposito proprio per la caccia ai mostri. Ultimi scrigni abbondanti, vediamo che cosa riusciamo a trovare, che tra l'altro ci darà altri scrigni. Ovviamente abbiamo trovato anche tanti soldi. Dai, che culo. Oh, eccoli qua, altri quattro. Quindi riapriamo questo, solo che uno rottami di metallo, avremo questo. Ok, scrigno buon appetito, mi interessa. L'ultimo è lo scrigno del noceronte e se becchiamo la fiala fulmine. Di che dà il gioiello noceronte? Mi serve o la fiala fulmine o un corno scheggiato per aumentare la maschera del noceronte. Uno normale me ne serve. Quindi abbiamo due drop su 5, mi pare. Su 5. Forza e coraggio. Andiamo a trovare una cosa buona. Pelle elettrica. Va bene, signori. Io vi ringrazio per essere rimasti qui all'ascolto, sono passati circa 10 minuti da quando abbiamo iniziato a registrare. Siamo stati fortunati, tra l'altro vedete che adesso posso anche andare a potenziarmi appunto queste cose qui del forziere del massacro, tramite il forziere del massacro. Poi vedrò bene cosa fare. Io vi ringrazio per essere rimasti qui all'ascolto fino alla fine del video. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace al video, ad iscrivervi al gruppo di WeGamers, amici di Diocleziano. Io vi ringrazio ancora per essere rimasti. Ci vediamo ad un prossimo video di Lords Mobile. Ciao!